Salve, sono Urbano della Sani Moreno Volkswagen Audi di Fucecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa Volkswagen T-Cross ed è un 1000 di cilindrata, benzina, 95 cavalli, allestimento style, cambio manuale dell'anno 2020, precisamente del mese di novembre. Una vettura veramente moderna e recente. È una vettura appartenuta ad un solo proprietario, è una vettura con le cose principali delle macchine usate, chilometri certificati, da cosa? Dalla manutenzione certificata Volkswagen. È una vettura, tra l'altro, con garanzia ufficiale Volkswagen, quindi garanzia totale come una macchina nuova fino a novembre 2024, quindi fine di questo anno. Osserviamo quindi anche lo stato d'uso della carrozzeria esterna di questo colore bianco con le rifiniture, vedete, sottoporte e parafanghini neri in plastica. E guardate qua la vernice, bella, brillante, lucida, non ci sono ammaccature, non ci sono graffi, piccolezze da macchina usata è possibile, ma esteticamente è veramente molto molto bella. Mentre a livello tecnico troviamo, intanto vedete anteriormente le rifiniture anche cromate o grigio satinato del paraurti. Troviamo i suoi fari fendinebbia, il faro anteriore con la lampadina normale, però guardate le plastiche, belle, lucide, quindi in fase notturna di accensione fari il funzionamento è al 100%. Cerchi in lega da 16 pollici, abbinate alle sue gomme estive, sempre con un ottimo battistrada, quindi ancora tutte da sfruttare, le gomme sono veramente ottime. Mancorrenti sopra il tetto di colore nero, fari posteriori, vedete, a LED, sensori di parcheggio posteriori e naturalmente anche anteriori. E quindi siamo anche all'interno della nostra T-Cross. Andiamo ad osservare esteticamente un pochino il tutto e poi le dotazioni che ha la nostra vettura. Quindi partiamo dalle plastiche del cruscotto e le parti, diciamo, verniciate, le parti lucide, console centrale. Guardate in che stato sono. Ottime. Non ci sono graffi, non ci sono usure. Di conseguenza anche lì gli interruttori sono veramente stati tenuti in un modo eccellente, come i pannelli delle porte. Le plastiche sono veramente ancora molto belle. Questo qui, questa cosa si trasforma in un abitacolo bellissimo, quindi molto molto accogliente. Un'altra cosa principale, precedente proprietario non fumava, quindi anche l'abitacolo è veramente senza cattivi odori e senza buchi di sigarette nella tappezzeria. È una delle cose basilari delle macchine usate da sapere. Tecnicamente troviamo il suo bracciolo centrale, leva del cambio manuale a 5 marce, le due prese USB per attaccarci le nostre chiavette o il nostro cellulare, climatizzatore manuale, vedete, con il suo interruttore che dove si accende, sopra ancora interruttore per vedere sul nostro display tramite sensori di parcheggio anteriori o posteriori la distanza che abbiamo dai nostri ostacoli. Dopodiché il menu totale del nostro display, dove troviamo per esempio l'autoradio, e guardate qua, con un semplice tocco andiamo a richiamare le funzioni che vogliamo, quindi una cosa immediata. Bluetooth per abbinare il cellulare per fare ricevere le telefonate, l'applicazione App Connect, dove sempre tramite Android Auto oppure Apple CarPlay abbiniamo il nostro cellulare. E un'altra cosa
importante, possiamo trasferire anche una cartina del navigatore dal nostro cellulare al display centrale, quindi vederlo anche molto molto bene. Andiamo sulla vettura, dove troviamo le funzioni che ha sotto controllo e le funzioni di sicurezza. Andiamo a vedere gli assistenti alla sicurezza di guida. Vedete, questo è il nostro display, dopodiché andiamo proprio a vederne uno per uno. La nostra T-Cross ha in dotazione la CC, non è altro che il regolatore di velocità adattivo, quindi oltre che memorizzare la velocità che io voglio tenere tipo in autostrada, posso memorizzare una distanza di sicurezza che voglio tenere dalla vettura che mi precede. Il front assist, il mantenimento di corsia, se siamo disattenti andiamo sul ciglio della strada o nella mezzeria centrale, quando la vettura si avvicina alla linea, alla riga segnata su strada, viene rimessa in carreggiata precisa. Il sensore, vedete, blind spot, che ci avverte l'arrivo di una vettura che ci può sorpassare. Rilevamento di stanchezza, interruttori dei quattro vetri elettrici, della regolazione elettrica degli specchietti esterni, interruttore per l'accensione dei fari con la funzione anche, vedete, in automatico. Poi ci sono i fari fendi nebbia e retro nebbia. Il volante è un volante multifunzione con i tasti per il regolatore di velocità adattivo, come vi ho già accennato, e la posizione centrale, questa qua con la macchinina, è quella che ci fa misurare la distanza che vogliamo tenere dall'auto che ci precede. Sulla destra altri interruttori per le varie funzioni. Il quadro centrale, guardate qua, bello, luminoso e pulito, dove troviamo il chilometraggio. La nostra T-Cross ha percorso 49.657 km. Vi ho già anticipato che sono chilometri certificati dalla sua manutenzione regolare. E in più, ve lo dirò anche in fondo a questo video, la garanzia ufficiale Volkswagen fino a novembre 2024. Tappezzeria interna molto molto bella, vi ho già detto che non ci sono buchi di sigarette, nemmeno cattivi odori, poi non ci sono usure, non ci sono strappi sul tessuto, e come il nostro solito le tappezzerie delle nostre macchine usate vengono tutte lavate e igienizzate a vapore con questa lavorazione specifica. Infatti, quando entriamo all'interno del nostro abitacolo, l'accoglienza è veramente eccellente. Quindi una tappezzeria bella, pulita e profumata. È bello e pulito anche il bagagliaio della nostra T-Cross, perché è stato lavato e igienizzato a vapore come la tappezzeria anteriore. Poi troviamo il sedile posteriore sdoppiabile e abbattibile per aumentare il nostro vano di carico, quindi importante per caricare i nostri bagagli. Mentre sotto il pianalino troviamo la ruota di scorta grande come quelle che abbiamo esternamente. La meccanica, quindi il vano motore, anche questo bello da vedere, bello, pulito, con tutti i suoi componenti al loro posto. Questo perché le nostre vetture usate, prima di essere messe in vendita, vengono comunque controllate presso il nostro service, seguendo una nostra checklist multicontrollo interna, e sono svariati punti da controllare uno per uno, affinché la vettura sia comunque bella da vedere nel suo totale e naturalmente completamente funzionante. Tutto questo poi vi sarà spiegato naturalmente in sede quando deciderete di venire. Ci viene poi abbinata una garanzia, ma torno a dire, in questo caso la garanzia è ufficiale fino a novembre 2024. Possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni, che vi saranno anche questi spiegati insieme.
E adesso salite in macchina insieme a me e andiamo a fare un giro di prova su strada. E quindi partiamo per il giro di prova. Analizziamo alcuni aspetti. Prima di tutto l'abitacolo, quindi posizione di guida bellissima, rialzata, quindi visibilità ottima perché il vetro è veramente grande. Sedile con seduta grande, larga, sia seduta che schienale, e quindi ci stiamo molto comodi. Poi i comandi sono con il volante bello morbido e preciso, pedale della frizione morbido e preciso nello stacco, e anche il cambio è preciso negli innesti, quindi proprio facilità di guida. Il motore è il 1000 benzina 95 cavalli, risponde bene all'acceleratore, e anche quindi l'assetto stradale, guardate qua, la vettura va dritta su strada, volante dritto, non ci sono assolutamente vibrazioni sulle ruote perché, come abbiamo visto, le gomme sono veramente in un ottimo stato, quindi la guidabilità è veramente eccellente, come è eccellente anche l'insonorizzazione dell'abitacolo. Silenzioso, non ci sono battiti, non ci sono scricchiolii, quindi un'ottima vettura, ancora tutta da sfruttare per la famiglia. Perché per la famiglia? Perché lo spazio all'interno del nostro abitacolo è ottimo. Infatti all'interno della nostra vettura c'è parecchia aria. Cosa vuol dire? È di tetto alto, quindi guida rialzata, è una monovolume anomala, come si dice, perché comunque ha il cofano spiovente. Il bagagliaio ottimo, perché ha un'ottima possibilità di carico dei nostri bagagli, e poi con la possibilità dei sedili sdoppiabili e abbattibili troviamo sempre il volume giusto. Si guida tra l'altro molto bene anche nel percorso cittadino urbano, come stiamo facendo, perché la vettura risulta bella, agile, precisa. Anche i parcheggi si fanno molto bene con i sensori che ci aiutano, anteriori e posteriori. Angolo di sterzo veramente ottimo, quindi torno a dire, nel percorso urbano, facilità proprio di guida. Però la nostra T-Cross si comporta molto bene anche nel viaggio più lungo, se andiamo tipo in autostrada. Ottimo passo, perché quando mettiamo la quinta marcia, il nostro motore, pur essendo un 1000 ma è un turbo, spinge molto bene, e naturalmente anche i consumi sono, nel viaggio, diciamo, su autostrada, sono veramente ottimi. Quindi una vettura proprio a 360 gradi, tutta da sfruttare. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni. Vi invitiamo quindi a visitare il nostro sito diretto autosani.it, dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete anche il prezzo. Seguiteci poi sui social Facebook e Instagram al nostro indirizzo Sani Fucetti. Ora, questa Volkswagen T-Cross è già disponibile, potete già venire a vederla insieme anche a provarla su strada, oppure telefonate ai nostri numeri, vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie per l'attenzione e, come diciamo sempre, alla prossima vettura!